alieni! Grazie, grazie, grazie. C'è molta cattiveria a farmi uscire dopo i modelli. A parte che io ho iniziato come modello, ero il modello base, senza tanti accessori. Però, allora, qui c'erano tutti bei ragazzi, giovani. Tra l'altro i giovani di oggi, ho notato, gli crescono i capelli solo al centro, non si capisce... Io sono anziano, ma pure i bulbi ce l'ho ancora qua di fianco, però vabbè. E belli, alti, ai tanti, 1,80 m, 1,85 m. E c'è della cattiveria. Infatti ho detto, adesso escono loro con la musica di discoteca, mettono quella di Quark e esco io. Sono molto contento di essere qua a Torino, ho trovato un casino sulla tangenziale. Sarà che io abito in un paesino piccolo, Albisola, non sono più abituato. Poi avevo paura a partire, ci sarà la nebbia. Perché quella che per voi è un po' di nebbia, per noi liguri è cataratta. Cioè non... C'era un casino sulla tangenziale, a un certo punto un rallentamento. Sapete quel pezzo che passa vicino all'IKEA? Lo stavano ancora montando. Questa è una cagata, non lo dico mai più. Però, dicevo, è facile. Sono giovani, sono ai tanti, vanno in palestra. Io non ho... Lo sport mi... non so, ci sono dei muscoli che moriranno con me senza sapere perché hanno vissuto. Proprio non riesco. Io anche quando leggo le pubblicità, corri in edicola. Ma perché devo correre in edicola? Vado normale. Ho provato a fare sport, mi sono anche iscritto, volevo iscrivermi in palestra, mi sono slogato il dito solo citofonando. Cioè non, proprio il fisico non... Però adesso c'è questa moda di essere sempre ai tanti, di essere proprio il fisico asciutto e la gente va in palestra, fa ginnastica. L'italiano cerca delle scorciatoie, noi ci mettiamo a dieta. Ci mettiamo a dieta, proprio l'uomo italiano lo vedi, il primo giorno fa pane, niente, pane, niente, pane, veleno, vino, niente, ma due dita, ma, formaggio, ma scherzi. Tre giorni, il quarto giorno, ma vaffanculo. Sono qui, coglioni, a dieta, devo bere anche solo io. Le donne, grazie, le donne invece sono più decise. Cioè la donna quando si mette a dieta non è come l'uomo che cede, la donna se si mette a dieta lo fa, imperterrita, perché la donna si rende conto che deve fare la dieta quando si chiude in bagno e senti fare ah, c'è la cellulite, si sta impadronendo di me. E allora si mette a dieta ferrea. Ho visto delle donne perdere anche 30 kg in 6 giorni. Solo che quelle lì, quelle che perdono 30 kg in 6 giorni, sono quelle che d'estate al mare, come gli soffi la tramontana tra le gambe, le cosce fanno... È rimasto... Improvvisamente si è vuotato. Ma più che altro... siamo un cumulativo. Più che altro, noi italiani siamo molto sedentari. Siamo cagionevoli di salute, sì, perché adesso figuriamoci, c'è il virus dell'influenza che come passa al confine fa dai, siamo cagionevoli, proprio il fisico debole. E anche lì c'è differenza tra uomo e donna, perché quando vanno fatti i complimenti alle donne, vanno fatti. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. 23 pugnalate, che quello di quello che gli toccava, la cagata la tolgo, però la donna con 42 di febbre, si alza al mattino, fa la colazione per tutti, lava, 6 lavatrici, stira, porta i bambini a scuola, torna a casa, fa il pranzo, esce dal pranzo, va a prendere i bambini a scuola, li porta a judo, li togli da judo, li porta a nuoto, li togli da nuoto, li porta in palestra, che il bambino fa porca troia. Torna a casa, fa la cena, altre 2 lavatrici, 2 muretti a secco per finire la serata, e va a dormire. D'altronde perché le donne guariscono prima? Perché il virus dopo 2 giorni dentro il loro corpo fa ma devo farmi un culo così, qua dentro. Ma non può stare a letto come gli altri. L'uomo è diverso. Noi uomini con 36,2 giriamo per casa così, piano. Piano, lenti, piano, spettinati,
pigiama con macchia di sugo. Quando ci sediamo sul divano gli acari ci sputano. Ci vengono le voglie, la minestrina, col formaggino schiacciato, la mela cotta. Parliamo una lingua incomprensibile. Ho tatto tatto tale. Tatto 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 tutto tatto tattato. Tattina tutto tatto 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 dietro. Eh? Alien, c'ho in casa, alien. Curatevi, curatevi. D'altronde in Italia, nonostante la tecnologia abbia fatto passi da gigante, ci sono dei luoghi che sono rimasti ancora a fine 800. Scusate, prendo una sedia. Perché in questo pezzo la scenografia è tutto. Ci sono dei luoghi che sono rimasti uguali. La sala d'attesa del medico della mutua. Non è mai cambiata. Entri, alle pareti ci hanno delle stampe ingiallite. Dice Venezia, guarda, sembra vera l'acqua, no, ci hanno sputato tutti quelli che sono passati di lì. Da tanto faceva schifo. Dei dentisti fai un corridoio tutto di foto così. La Madonna! Entri dentro, ai muri mettono quella striscia di plastica per non rovinargli la tappezzeria. Che la gente quando resta da sola prende la sedia un po' sopra e un po' sotto, vaffanculo. Poi ti siedi, le riviste vecchie, riviste che tutti... Riviste di 6 pagine sembrano l'Enciclopedia Britannica. È tutto sputo, i fogli sono 6. Roba vecchia. Visto gente uscire dalla muta a gridare: sono andati via i tedeschi, è finita la guerra! Ma cosa hai letto? Poi ci sono quelli seduti che vogliono far sapere agli altri cosa hanno. Sono quelli che fanno. Oi, 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 oi. Ui, ai, 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 ai. Poi ti guardano intorno come dire, potresti morire qua dentro, non ti caga nessuno. Ai 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 ai. A quel punto interviene l'aggravatore di sintomi. Che è quello che va lì vicino e fa, senta, ma cosa si sente? Se guardi, dolore mi parte di qua. Tutto nella gamba, tira, tira, quando arriva qua tira, sento tirare, tira, poi mi ritorna su dal ginocchio e mi si piazza qui dai reni. Ah, ah sì, sì, sì. Mio cognato, stessa cosa, sì, fanno i funerali giovedì. Ma va, fa culo, va. A dopo. Grazie.